6-1 col Bodø/Glimt. 6-1 con il Bodø/Glimt. 6-1 con il Bodø/Glimt. Mi dovete spiegare come cazzo si fa a perdere 6-1 con il Bodø/Glimt. E sono anche tanto calmo perché mi sono scazzato, perché sono adesso, diciamo, sono un po' a freddo rispetto al clima partita, perché è impossibile prendere 6 gol da una squadra norvegese. Abbiamo fatto un'ennesima figura di merda, mi trovo incazzato nero con certi giocatori, perché ad oggi una partita come questa, che perdi 6-1 contro una squadra di Conference, ti fa girare il cazzo, ti fa dimostrare, ti dà la dimostrazione che per tutta quella gente che afferma che Mourinho è Mourinho, non fa cambi, Mourinho che ci abbiamo una panchina di merda, ecco la panchina che c'ha la Roma, eccola, più questa è più qualche primavera. Ma qual è la primavera? Questa è la panchina della Roma? Cioè, ma questa è la panchina? Cioè, ma veramente voi vi rendete conto di che panchina noi abbiamo? E la gente critica perché non facciamo giocare certi giocatori. Ma veramente, ma do cazzo stiamo? Ma dove cazzo andiamo? Gente come Reynolds che non giocherebbe titolare manco in Lega Pro. Kumbulla ha pagato 22 milioni d'euro. Una sega, non corre, non accelera, non fa un cazzo. Una pippa, e certi mi venivano a dire perché ha fermato Lewandowski in Albania-Polonia di farlo giocare. È una pippa, fa schifo. Manco in Serie B un altro po' Kumbulla. 22 milioni di euro. Poi Calafiori, io sento di tanto. Vabbè, Calafiori, per dirti come prospetto, piace, con l'Udinese ha fatto un'ottima partita. Cioè, ma un giocatore che molti dicono che abbiamo preso a fare l'acquisto di Vigna, perché comunque quando rientra Spinazzola ce n'hai tre. Oh, ma Calafiori non può giocare, non può giocare ai livelli della Roma. Può fare qualche partita qua ogni tanto, quando c'è la squadra al completo. Ma Calafiori è un giocatore che deve andare in prestito in 2002, deve andare a giocare. Molti criticavano l'acquisto di Vigna. Almeno, cioè, tolto Vigna, non c'hai terzini, c'hai. Cioè, e Karsdorp, che è un terzino a destra che non è tutto sto fenomeno, ma manco Vigna lo è. Ma questo è il discorso, cioè due terzini in croce, cioè, perché Spinazzola rientra tra un mese e un mese e mezzo prima che riprenda il ritmo. A centrocampo apri di cielo. Gente come Diawara, che va due all'ora, non fa un cazzo Diawara, non fa densità, non, un giocatore inutile, pagando 21 milioni di euro dal Napoli con lo scambio Mondolas, un bidone di merda. Diawara, Darbo, giocatore giovane della Primavera, ma è un giocatore anche lui che deve andare a crescere, non può fare la panchina come prima alternativa. Noi non c'ha, questa è la panchina nostra, è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, c'è un dislivello tra titolari e panchina di 3-4 categorie, per non parlare davanti Villar, il giocatore che doveva andarsene via, il giocatore che non si sposa con il progetto di Mourinho, giocatore lento, compassato, tecnicamente forte, ma non serve, è un giocatore che per la Roma non serve, è un giocatore che deve andare via, si brucia, deve andare via. Majoral, pure molti dicevano Majoral se merita l'opportunità, non che Pascio Muro dove abbiano fatto meglio, ma non si muove, non fa nulla, non fa una sponda. Cioè, io l'unico giocatore che salvo ad oggi è un po' Carles Perez per il gol, ma anche lui secondo tempo non è esistito, il primo tempo prima del gol non ha fatto niente, qualche spunto interessante di Carles Perez, ma prendere 6 gol da Bodø/Glimt è grave, Cioè, scusate pure, non riesco a scandire parole perché mi rode il culo per perso 6-1 contro una squadra norvegese che, con tutto rispetto, non vale un quarto della Roma. Aver perso contro questa squadra con le riserve mi gira il cazzo, perché abbiamo una rosa di merda a livello di 22-23 giocatori. È una rosa indecente, è indecente. Mamma mia, che schifo, che schifo.